Sono stati mesi duri per gli operai della Whirlpool. La loro vertenza non è ancora risolta, ma nel bilancio degli ultimi mesi c'è da registrare sicuramente la solidarietà ricevuta da tanti napoletani. Ed è per questo che i lavoratori ieri hanno dato vita nel centro di Napoli a un'iniziativa in linea con lo spirito natalizio per ringraziare la città. Hanno infatti donato alle persone bisognose, per lo più senza fissa dimora, i panettoni ricevuti in regalo dall'azienda. Siamo qui per ringraziare la città di Napoli. Dal 31 maggio è che noi stiamo creando un po' di disagi, sia a livello locale che a livello nazionale. E siccome questa città si è sempre dimostrata molto a favore della nostra vertenza, siamo qui per dire grazie a questa grande città e a questo grande popolo. Oggi stiamo dando panettoni a persone meno fortunate di noi per rendere grazie a questa città. Con i lavoratori anche il segretario generale della UIL Campania, Giovanni Sgambati. Un gesto di solidarietà dell'ultima vertenza verso chi ha più difficoltà, guardando agli ultimi, e anche un modo per ringraziare la città per la solidarietà ricevuta. Difenderemo la fabbrica, la loro attività e la Whirlpool si deve mettere in testa che da Napoli non si può andare via. Solidali, di tendenza, strani alla moda, impazza lo shopping a poche ore dal Natale, napoletani e turisti affollano le vie del centro e i mercatini in cerca del regalo giusto da mettere sotto l'albero. Tra questi spiccano quelli del Natale Emergency, che propone un gesto di pace e di fratellanza contribuendo a garantire le cure alle vittime della guerra e della povertà. A Napoli, come in altre 14 città italiane, la ONG, fondata da Gino Strada, riapre lo spazio Natale, un temporary store, in via Medina. Natale in musica, Natale in allegria, Natale a tavola. Tra Napoli e provincia tanti eventi per le feste. Ieri sera, festa di Natale a Piazza Garibaldi con la musica straordinaria dei Cantori di Posillipo. Un concerto aperto a napoletani e turisti che affollano la città per la prima volta nella cava di Piazza Garibaldi. A Camposano, festa di Natale per i più piccoli con mangiafuoco, trampolieri, la tombola e il villaggio di Babbo Natale. Il sindaco Francesco Barbato, nel corso dei festeggiamenti, ha annunciato anche l'accensione delle telecamere di videosorveglianza. Camposano sarà in festa, che insieme alle luci di artista ci sono tantissime attività che renderanno questo periodo natalizio gioioso, bello per tutti, ma soprattutto sicuro. Stamane hanno appena lì installato le prime telecamere, tutta la città è videosorvegliata da domani con un impianto che mette in sicurezza la nostra città. Villa Ricca e i sapori di pane e coccoli sarà invece l'evento di punta del comune a nord di Napoli dal 27 al 30 dicembre e il 3 gennaio. Protagonista il pane prodotto con grani antichi, ma anche i fagioli e la melannurca, coinvolgendo panificatori, fornai, agricoltori, viticoltori e produttori locali. Abbiamo voluto riprendere la tradizione del fagiolo tonnino, della melannurca, perché è necessario che anche le generazioni future sappiano ovviamente quelle che sono le loro tradizioni. La felicità maggiore è stata in questi giorni quello di vedere tanti genitori con tanti bambini nel nostro palazzo, e quello che io sin dalle linee programmatiche ho sempre auspicato. Una giornata diversa all'insegna della tradizione natalizia per 150 detenuti del carcere napoletano di Poggioreale. La comunità di Sant'Egidio ha offerto loro il pranzo di Natale. 60 volontari che hanno servito i pasti agli ospiti, sia italiani che stranieri, dei vari padiglioni del carcere e scelti tra quelli maggiormente in difficoltà economiche e senza rapporti con le rispettive famiglie, ha spiegato il direttore della casa circondariale, Maria Luisa Palma. La comunità di Sant'Egidio è molto presente in questo istituto penitenziario, con i tanti volontari che durante l'anno seguono efficacemente molti detenuti. E poi a Natale diciamo, c'è l'epilogo con questo pranzo, che significa convivialità, che significa condividere con tante persone e tanti appunto partecipanti della società esterna un momento particolare. Una giornata diversa sotto tutti i punti di vista, ad allietare i partecipanti infatti anche l'istrionico attore Francesco Cicchella. Antonio Mattone, portavoce della comunità di Sant'Egidio di Napoli, ha commentato così l'iniziativa solidale. Manifestazione che è importante sia per chi è recluso che per chi invece viene da fuori, persone della società civile
che incontrano i detenuti e si rendono conto anche che sono persone magari non solo che hanno fatto del male, ma che invece possono trasformarsi, possono cambiare, possono essere delle risorse. E i detenuti stessi possono rendersi conto invece del fatto che si trovano davanti a persone appunto della società civile che in qualche modo con cui possono colloquiare, possono, può essere anche un esempio di come può essere la vita fuori. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento al Duomo di Napoli, della mensa dei poveri organizzata dal Cardinale Sepe. 400 fratelli bisognosi hanno pranzato all'interno della navata maggiore della cattedrale, serviti da 200 tra volontari, studenti dell'alberghiero e cuochi. Prima del pranzo di Natale, concerto sul sagrato della fanfara dei carabinieri, che ha intonato, assieme ai bambini di scuola e case famiglia, i canti più famosi del Natale. Il cardinale Sepe, sposando le parole di Papa Francesco, ha aperto le porte del cuore di Napoli a chi soffre. È una tradizione ormai consolidata che si sta ampliando sempre di più anche con tanti altri che offrono questo, fanno questo gesto di solidarietà. E comunque, pur nella tradizione, di fatto ogni anno è una novità. Perché ogni anno si allarga il cuore, ogni anno ci si sente coinvolti per dare un segno di speranza, di bontà, di generosità verso i nostri fratelli più poveri. A coordinare la giornata di beneficenza la dottoressa Bianca Iengo, responsabile della farmacia solidale. È una circolazione di amore, di solidarietà, di gioia, e tutto a partire appunto dai bambini che si sono trovati all'accoglienza non solo del cardinale ma anche di tutti i fratelli appunto poveri che sono qui adesso a pranzo con noi. È una forza incredibile, della forza dell'amore, e questo richiama veramente il messaggio più grande che porta il Natale che non è soltanto un'ora, non è solo un giorno, ma il Natale è una presenza che dura tutto l'anno ed è sempre una presenza che ti cambia la vita. 5.000 euro da destinare all'acquisto di un particolare monitor che sarà utilizzato per i pazienti oncologici del Pausillipon. È il contributo che hanno voluto dare i titolari di farmacia napoletani per aiutare i medici del Santo Bono Pausillipon nell'affrontare al meglio la degenza dei piccoli ospiti della struttura posillipina. Nello specifico, il monitor multiparametrico completerà l'allestimento della postazione di terapia semi-intensiva del reparto per il trapianto di midollo osseo. Tale strumento, capace di monitorare al meglio i principali parametri vitali come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la temperatura, l'ECG, la saturazione ossigeno, sarà utilizzato in particolar modo per i piccoli pazienti oncologici sottoposti a cura con farmaci sperimentali. La consegna simbolica dell'assegno nella direzione sanitaria del Santo Bono Pausillipon, alla presenza della direttrice Anna Maria Menicucci e del presidente di Federpharma Napoli Michele Diorio. È un monitor multiparametro che servirà a valutare tutti i parametri vitali e che sarà donato alla terapia semi-intensiva dell'ospedale Pausillipon, il nostro polo oncologico, che è un ospedale appunto, che l'altro ospedale che noi abbiamo al Pausillipon, e che sicuramente è un polo di eccellenza dove insieme diciamo a una serie di reparti di specialità, ematologia, oncologia medica, la banca del cordone ombelicale, abbiamo anche il trapianto di midollo osseo, uno dei tre centri più importanti d'Italia per il trapianto di midollo, e quindi questo monitor andrà a parametrare tutti i dati vitali di questi bambini che saranno ricoverati nella terapia semi-intensiva, quindi in TMO. È un momento anche di impegno per le farmacie che vedono nel Santo Bono la centrale di salute dei propri piccoli clienti. Il rapporto non finisce qui, inizia oggi, perché si svilupperà poi attraverso un'opera di campagne di prevenzione utilizzando la rete capillare qualificata delle farmacie di Napoli e provincia, ma soprattutto attraverso la realizzazione entro il mese di gennaio di un CUP, di un centro unico di prenotazioni che mobiliterà tutte le farmacie ad accogliere le esigenze di salute dei bambini senza costringere i loro genitori a viaggi, a spostamenti, a impegno di tempo per recarsi al Santo Bono per fare le prenotazioni.
Nel 2019 le persone arrestate sul territorio di Napoli e provincia sono state circa 5.200, 15.000 quelle denunciate e i delitti sono calati quasi dell'8%. E questo è il bilancio dell'attività dell'Arma dei Carabinieri stilato dal comandante provinciale di Napoli, Giuseppe Canio Lagala, nel corso del tradizionale incontro di fine anno con la stampa e le TV cittadine. Ai giornalisti il generale Lagala ha elencato dati e numeri dell'operato dei militari sul territorio del capoluogo campano, attività che hanno determinato, ha detto Lagala, calo di furti e rapine e permesso di risalire agli autori di tutti i fatti di sangue che si sono verificati nell'ultimo anno. Non c'è stato fatto di sangue quest'anno che non abbia visto e non abbia avuto una risposta determinante dall'autorità giudiziaria e dalle forze di polizia. Questo grazie anche al fatto che vari fatti sono comunque stati inseriti in indagini in corso o c'erano già delle attività precedenti e quindi chiaramente sono state contestualizzate in attività investigative pregresse. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in vista dell'approssimarsi del Natale, ha sottoposto a sequestro all'interno di un deposito di Ottaviano 430.000 articoli contraffatti tra orologi Louis Vuitton, Casio, G-Shock e Daniel Wellington e giocattoli, tra i quali più richiesti dai bambini come le LOL, gli Avengers e Fortnite. In particolare i finanzieri hanno eseguito una perquisizione in un locale scoprendo le merci contraffatte già pronte a invadere il mercato dei regali di Natale, molte delle quali erano persino munite di packaging realizzato ad arte identico all'originale. Al termine dell'operazione è stato denunciato per ricettazione e contraffazione un cittadino di nazionalità cinese. La tradizione non tramonta mai. Natale non è una festa che fa rima con sperimentazione, anzi proprio il contrario. La tavola dei partenopei è un inno alla qualità ma anche alla storia millenaria della città. I piatti della tradizione sono quelli che in tutte le case arrivano sulla tavola imbandita. Lo spaghetto con le vongole e il baccalà sono di sicuro il primo e il secondo di pesce più gettonati la sera della vigilia. A proporci le ricette lo chef Rosario Izzo e il suo staff. Piatto della tradizione natalizia, però la cosa molto importante è fare soffriggere bene l'aglio, soffriggere anche un po' di prezzemolo per dare più sapore e usare un prodotto con una vongola verace, non altri tipi di vongole, e non bisogna salarlo. Si mangia tanto alla vigilia e quindi abbiamo pensato di fare un baccalà scottato con delle cimette di friarielli saltate in padella. Accanto ai primi e coi contorni come la menestra amaretata preparata da Peppe Maiorana e la frittura all'italiana dello chef Gramaglia. La menestra amaretata viene preparata con un misto di verdure e con un brodo fatto altrettanto con carni miste. Normalmente si usano il maiale, il manzo e il pollo, la gallina in questo caso. Come verdure ne dobbiamo usare minimo 7, scarolella, le puntarelle, la borragine, i broccoli, le torsille, la verza, che poi vengono lessate un poco per volta a seconda della loro cottura, poi vengono mischiate e messe nel brodo. Se la frittura è fatta in pastella e prima della pastella è ripassata della semola e dell'olio è quello giusto, a temperatura giusta per immersione, non avrà mai contatto con l'olio perché la temperatura sigilla tutta, la rende croccante, adorabile, asciutta. Menzione a parte per la pizza di scarole che Maria Cacialli realizza così. Noi facciamo una scarola classica con le olive nere, un pecorino romano grattugiato e provola affumicata. Per concludere, il pasto è immancabile, i dolci e il caffè. Il caffè dopo pasto, soprattutto dopo un cenone del genere, è d'obbligo per parenti, amici, per persone che si vogliono bene e noi offriamo questo tipo di caffè, fatto di caffè nero, crema di latte densa e cacao amaro. Ne abbiamo voluto aprire il cantiere per mostrare anche il backstage del nostro operato quotidiano, quello che si fa, la cura di cui hanno bisogno questi affreschi e quindi
presenteremo i restauri per poi chiuderli nel corso del mese di gennaio e dal 1 febbraio riaprire questa, che è una delle case più belle di Via dell'Abbondanza, in particolare due cubicola straordinari insolitamente decorati da vedute di giardino, e qui siamo nel giardino diurno con quindi uno sfondo celeste, e l'altro invece è un giardino notturno, e l'insolito è che qui li troviamo in delle stanze di sono delle stanze di riposo, anche se, come mostra l'altro cubicolo, in associazione con un collegato con un triclinio forma una sorta di suite, quindi sono ambienti in qualche maniera anche pubblici, dove si può evidentemente ricevere e dove dopo il vino si può anche dilettarsi con l'Eros. Vino e Eros sono sempre strettamente collegati, come sappiamo, e quindi le suite probabilmente ci dicono questo. E ce lo dicono le pitture, perché non solo il tripudio dei giardini, molto realistici, anche se sono potenziati, perché sono specie che fioriscono tutte insieme laddove nella natura hanno una cadenza temporale, ma poi un inno a Dioniso ovunque, cioè quindi al piacere del vino, al piacere di vivere. Ci sono satiri e menadi, c'è nell'altro cubicolo sulla volta proprio Dioniso sulla pantera che guarda in basso, e quindi tra l'altro pitture che potevano essere godute soprattutto dal letto, e quindi e qui è il mondo di Dioniso che trionfa oltre la fertilità umana e della natura. Proprio in prendendo spunto da questi cubicoli della casa che si chiama Casa del Frutteto o dei cubicoli floreali, abbiamo deciso di proporre per queste vacanze un percorso green, quindi non solo i giardini già riaperti della Domus degli Amorini Dorati, della Casa dell'Ancora ed altri ancora, ma due nuovi giardini che si stanno ripristinando in questi giorni e saranno riaperti dal 23, la Casa dell'Efebo e la Casa di Trittolimo, due case che sono state appunto restaurate in passato, sempre nell'ambito del grande progetto, e che quindi quindi con nuovi giardini saranno adesso ancora più godibili, e il nostro impegno per l'anno prossimo sarà di andare sempre più verso la riqualificazione del verde, a partire dalla nostra pineta che ha sofferto molto, i nostri pini si sono ammalati, molti sono morti, e quindi sarà riqualificata nel corso dell'anno prossimo. È vero che purtroppo non abbiamo portato a casa la vittoria, ma è anche vero che in settimana abbiamo lavorato per cercare di rimanere più uniti possibile, e in altre partite magari il divario sarebbe stato molto più netto, mentre per questa partita qui siamo andati avanti fino alla fine. Purtroppo non portiamo a casa i due punti, e questo è quello che rimane di questa partita. Matera, rispetto a queste altre due squadre, è una squadra che ambisce a stare nella parte alta della classifica, e probabilmente si potranno ancora giocare il primo posto nell'ultima partita. Pozzuoli e Valmontone sono due partite per noi fondamentali, sono due scontri diretti, quindi è ovvio che ci alleneremo per cercare di andare a fare punti sia a Pozzuoli che a Valmontone. È chiaro che non direi deluso, rammaricato quello sì, perché comunque, ripeto, Ugo era per noi un giocatore fondamentale, quindi è chiaro che perdiamo una pedina importante, però ripeto, la squadra ha cercato di non ne abbiamo parlato, non abbiamo parlato in spogliatoio, per cercare di concentrarci su di noi e dare fiducia anche a chi doveva scendere in campo oggi al posto suo, e abbiamo cercato di fare gruppo in questo momento, diciamo, comunque delicato per noi. Quindi abbiamo cercato di evitare di parlare di questa situazione che comunque riguarda un singolo, e cercare di fare gruppo e mettere sempre la squadra al primo posto.
Il motoclub Brillantine, in collaborazione con il comune di San Salvatore Telesino in provincia di Benevento, ha organizzato dalle ore 9.30 nella centrale piazza nazionale del paese un raduno dei motociclisti con il singolare arrivo in moto alle ore 10 di Babbo Natale, che consegnerà doni ai bambini presenti con la possibilità di scattare con lui foto ricordo. La manifestazione si chiuderà alle 11 con il saluto del sindaco di San Salvatore Telesino, Fabio Romano, e del parroco di Santa Maria Assunta, Don Franco Pesone. Bentornati a un nuovo aggiornamento realizzato da ilmeteo.it. Previsioni per mercoledì 25 dicembre. L'alta pressione si rinforza ulteriormente sul nostro paese, garantendo un Natale in gran parte soleggiato, ma anche con qualche insidia. Ecco il dettaglio elaborato, come sempre, da ilmeteo.it. Al nord generali condizioni di stabilità con cielo sereno su gran parte delle regioni. Solamente sulla Liguria il cielo risulterà maggiormente coperto, tuttavia senza precipitazioni associate. Spostiamoci ora al centro, dove avremo la possibilità di nebbie mattutine sulla Toscana e di foschie invece in Umbria. Il cielo si presenterà sereno, poco nuvoloso altrove, salvo per qualche annuvolamento in più sulle coste toscane. Raggiungiamo infine il sud, dove molte nubi e qualche occasionale piovasco alternato a schiarite potranno interessare il Reggino e il Messinese. Altrove il sole sarà prevalente. I venti soffieranno in gran parte di maestrale. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 3 gradi sotto lo zero e non supereranno i 15 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 11 gradi al nord, fino a 17 al centro e punte di 18 gradi sulle regioni meridionali. Previsioni per giovedì 26 dicembre. Un campo di alta pressione protegge l'Italia dalle perturbazioni. Il tempo risulterà stabile e ampiamente soleggiato praticamente ovunque. Ma ecco il dettaglio realizzato come sempre da ilmeteo.it. Al nord, al mattino qualche foschia potrà interessare il Basso Veneto e il Ferrarese, con il cielo che comunque si presenterà sereno, poco nuvoloso. Una maggior presenza di nubi potrà interessare le regioni più occidentali. Spostiamoci ora al centro, dove la giornata di Santo Stefano sarà contraddistinta da un bel tempo prevalente. Il sole sarà infatti prevalente e splenderà in un cielo sereno, al massimo poco nuvoloso. Raggiungiamo infine il sud. Molte nubi faranno compagnia al sole sulle coste pugliesi, calabresi e su quelle siciliane tirreniche, mentre altrove risulteranno davvero scarse o quasi del tutto assenti. I venti soffieranno in prevalenza dai quadranti settentrionali. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 5 gradi sotto lo zero e non supereranno i 13 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 13 gradi al nord, fino a 16 al centro e punte di 17 gradi sulle regioni meridionali.